Il centrodestra ha presentato una risoluzione che avevamo preparato noi e che ha trovato l'accordo delle altre due formazioni politiche. Quindi nel centrodestra, anche per quanto riguarda le elezioni regionali e l'indicazione dei candidati, si continua a lavorare con cordialità e con una condivisione delle decisioni assolutamente normale. Per quanto riguarda questo governo, è un governo messo insieme per la voglia di restare in Parlamento dei partiti che lo compongono e dei parlamentari che sono in questi partiti. È un governo che non ha nessuna ragion d'essere se non il voto che hanno dato gli italiani e anche il fatto che molti italiani che si dichiarano liberali, moderati, antisinistra, sono rimasti a casa, non sono andati a votare. E quindi che riflettano questi italiani, questi nostri concittadini, che si comportino in modo diverso la prossima volta. Lei aveva previsto l'aria di crisi di governo già settimane fa. Quanto durerà questo governo Conte? Nessuno lo può dire perché la voglia di restare in Parlamento, di usufruire di uno stipendio è forte e quindi può darsi che anche da altri partiti ci siano dei supporti al governo affinché questo governo e questa legislatura e questi parlamentari rimangano in carica per tutto il periodo ancora di 3 anni della legislatura. Sulla Nutella, mi scusi la domanda leggera. Lei la sì, mangia anche no, vabbè. Di polemiche di questo tipo ce ne sono molte. Io sono preoccupato invece del fatto che gli italiani, come molte volte i popoli dei vari paesi hanno fatto, abbiano votato non considerando il proprio interesse e quindi che abbiano portato al governo delle persone che sono degli incapaci, delle persone che non hanno esperienza, delle persone che non hanno assolutamente la statura umana ed economica per poter risolvere i difficili problemi che hanno tutti i paesi, in particolare il nostro. si riferisce a No, Salvini non è al governo, quindi mi riferisco agli attuali personaggi che sono, ahi noi, al governo del paese, ma è colpa degli italiani. Salvini. Buon Senta, lavoro, Bolloré come va? Chiudete? Chi è Bolloré? Bolloré. Grazie. È già la risposta. Grazie, A lei. buon lavoro. Arrivederci. Ciao.